Il calcio è strano, il calcio è bello. Il calcio dà, il calcio toglie. Chadli al 94esimo. Il Belgio la vince così in super rimonta. Un gran Giappone. Bella a tutti, ragazzi, me ne ero scordato. In questo post partita del Belgio-Giappone, la partita è appena finita. Il Belgio che ha fatto un rimontone pazzesco. Questo mondiale veramente non smette di stupirci. Il Giappone era passato in vantaggio di due gol col 2-0 pazzesco, due gol pazzeschi. Intanto i giocatori del Giappone veramente abbattuti. Scusate se lo continuo in bagno, comunque alle feci non si comanda. Avevo detto due grandi gol. Su uno, su un gran diagonale di Araguchi, una cosa del genere. E poi su un gran destro da fuori di Inui. Quindi il Giappone era passato in vantaggio di ben due reti. Il Belgio ha subito provato ad attaccare, a trovare il pareggio, a cercare il pareggio. All'inizio non lo stava trovando molto efficacemente, infatti io ero convinto che il Belgio potesse veramente uscire quest'oggi. Solo che poi è arrivato un gol un po' a capocchia di Vertonghen su un calcio d'angolo. Vertonghen la voleva ributtare dentro l'aria di testa. La palla si è alzata a pallonetto ed è entrata sotto il 7. Quindi il Belgio si è rianimato e poi c'è stato il grandissimo gol di Fellaini, a mio avviso. Tutto merito di Hazard, che conferma di essere un giocatore fortissimo. Proprio sul suo calcio d'angolo, l'ha battuto corto, ha dribblato due volte il difensore e poi l'ha buttata dentro. Fellaini di testa l'ha buttata per il 2-2. Dopo il gol del 2-2 la partita si è un po' calmata, il Belgio ha smesso praticamente di attaccare, il Giappone ha avuto grandi occasioni. Proprio su una di queste, verso il 93esimo, Courtois ha bloccato il pallone e ha fatto ripartire una ripartenza micidiale che si è conclusa con il velo di Lukaku per Chadli, che a porta vuota l'ha buttata dentro. Una vittoria molto bella, una partita che avremmo voluto vedere un po' tutti, infatti mi è piaciuta veramente tanto. Quindi, domani ci aspettano altre partite, domani parto per l'Inghilterra. Spero di potervi portare il più video possibile, comunque Andrea cercherà di aiutarmi, diciamo. Quindi, raga, mi raccomando, per seguirci su Instagram, link in descrizione, like, condividete il video. Grazie a tutti, raga, bella a tutti, raga.